La Banca Centrale Europea lascia i tassi di interesse invariati al minimo storico e prende ancora tempo per valutare se la ripresa della zona euro sta causando inflazione. Il presidente Draghi segnala che la BCE è pronta a tagliare il costo del denaro a giugno, se sarà necessario. La riunione e la conferenza stampa di maggio 2014 della Banca Centrale Europea, in questo video con Fausto Panunzi, professore di economia politica dell'Università Bocconi, in collegamento internet da Milano. Ciao Fausto, e bentornato ragazzi. Grazie. Dunque, i 24 membri del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea che si sono incontrati a Bruxelles in una delle due riunioni annuali che non tengono nella consueta sede di Francoforte, hanno deciso di lasciare ancora i tassi di interesse invariati. La Banca Centrale Europea continua con la tattica dell'aspetta e guarda, a causa del segnale di continuazione della ripresa economica iniziata circa un anno fa nella zona euro e anche perché l'inflazione è aumentata un tantino, fino allo 0,7% nella stima iniziale di aprile, dallo 0,5% di marzo. Dunque Fausto, la BCE continua ad aspettare e a guardare e a non trovare nessun pretesto per allentare la sua politica monetaria. La retorica della Banca Centrale indica una probabile azione a giugno, quando saranno disponibili nuovi dati economici. Credo che sia esattamente quello che ci si aspettava, cioè che Draghi facesse niente adesso se non prendere tempo e rinviare a giugno quando ci sono i nuovi dati. Ma penso che sia una novità importante oggi, cioè che Draghi ha detto in maniera abbastanza chiara, ha creato delle aspettative piuttosto nette, piuttosto ben definite per un'azione a giugno, dicendo che in effetti l'inflazione è lontana, le prospettive che l'inflazione vada al suo livello di intorno al 2% sono ancora di tempi più lunghi di quelli che ci aspetterebbe, che la ripresa è ancora fragile e quindi che occorre in qualche modo fare qualche cosa per aumentare diciamo, la consistenza di questa ripresa. E ha detto che a giugno, salvo dati contrari, che venissero, che emergessero in questo periodo, la Banca Centrale Europea farà qualche cosa. Quindi direi che c'è una novità stavolta rispetto alle conferenze stampa dei mesi passati, perché ha effettivamente creato delle attese per quello che avverrà a giugno e le ha motivate in maniera piuttosto chiara. E quindi diciamo, questa è la differenza rispetto al passato recente. Sappiamo che Draghi è un maestro a creare attese con le parole. La voglia, per esempio, di quantitative easing trasmessa dalla Banca Centrale Europea e da Draghi ad aprile, invece, sembra che si sia assopita almeno. Nella conferenza stampa di maggio, il cosiddetto quantitative easing, l'acquisto di attivi da parte della Banca Centrale Europea, è stato a malapena nominato, tanto che la più dettagliata spiegazione dello scenario che potrebbe causare uno stimolo maggiore da parte della BCE rimane quella che Draghi ha rilasciato ad Amsterdam il 24 aprile, quando ha detto: un peggioramento delle prospettive sull'inflazione a medio termine richiederebbe un significativo allentamento della politica monetaria della BCE e giustificherebbe un programma di acquisto di attivi su larga scala. Quindi, niente deflazione, niente QE. Ma sull'uso degli strumenti, in effetti, Draghi stavolta ha fatto un passo indietro rispetto alla volta scorsa. Mentre quantitative easing sembrava la parola chiave la volta scorsa, questa volta è invece agiremo a giugno, ma non sappiamo bene ancora che tipo di azione verrà fatta. Per quello che riguarda la deflazione, Draghi, come al solito, ha detto che non c'è deflazione, ma c'è un andamento dell'inflazione che in qualche modo è più bassa di quello che è l'obiettivo, il mandato della BCE, a causa di varie ragioni. In particolare, come al solito, ha sottolineato l'andamento dei prezzi dell'energia e del cibo, che sono una componente importante. Ha aggiunto il tasso di cambio, che è tra i fattori che spiegano questa bassa inflazione, la domanda bassa. E queste sono state le ragioni che ha fornito e che lo indurrà la Banca Centrale Europea a intervenire probabilmente a giugno. Per quello che riguarda i quantitative easing, invece, non ha detto nulla e come al solito rimangono le domande
inevase finora, vale a dire quali sarebbero eventualmente gli asset che verranno comprati. Si parla spesso di queste, di cercare di rivitalizzare il mercato del asset backed security, ma non c'è ancora, in realtà, non c'è ancora dettagli su quale effettivamente sarebbe il tipo di intervento della Banca Centrale Europea, e non è neanche chiaro se questo dibattito c'è stato all'interno del board della BCE e quindi se c'è un piano di azione o meno. Ecco, quindi questo sarà interessante capire quali saranno poi gli strumenti che verranno messi in azione a giugno dalla Banca Centrale Europea. L'euro prima avanza fino al massimo di 2,5 anni contro il dollaro quando la BCE annuncia tassi invariati, poi cala quando Mario Draghi dice che il consiglio direttivo è a suo agio nel passare all'azione a giugno se è necessario. L'euro ha guadagnato il 5,4% nei passati 12 mesi, il dollaro si è indebolito invece dello 0,8% e lo yen giapponese anche è calato del 3,7%. Draghi ribadisce ancora che un euro forte in un contesto di bassa inflazione è causa di serie preoccupazioni. Le ripetute uscite di Draghi sul cambio dell'euro sono forse la massima espressione della retorica della Banca Centrale Europea. Il mercato valutario potrebbe pensare che la Banca Centrale è tutta chiacchiere e distintivo, che non traduce le parole in azioni, e potrebbe spingere il cambio, anche se appunto la prima reazione che abbiamo visto è stata un calo dell'euro, un rialzo dell'azionario. Alcuni osservatori ritengono che se l'euro dovesse passare con decisione 1,40 dollari, la BCE sarebbe costretta a intervenire. Tu che ne pensi, Fausto? Ma l'altra grande novità di oggi è l'enfasi sul tasso di cambio. Draghi ha ribadito ancora una volta che non è uno degli obiettivi della Banca Centrale Europea, tuttavia ha detto anche, come tu hai ricordato, che il tasso di cambio dell'euro è a serious concern, una seria preoccupazione della Banca Centrale Europea, e l'ha legato al fatto che appunto l'inflazione non sia così lontana dal 2%, appunto ha detto che il cambio troppo forte è un fattore che contribuisce a questo. E questo è di nuovo un cambiamento rispetto al passato recente della Banca Centrale Europea, e quindi dimostra l'intenzione di Draghi di intervenire anche su questo fattore, perché ovviamente questo poi ha anche delle implicazioni sia per quello che riguarda appunto l'inflazione e anche per quello che riguarda poi la domanda aggregata, la capacità di esportare delle imprese europee. Quindi a me sembra che ci sia questa novità, e sappiamo quanto Draghi sia capace di influenzare i mercati quando fa delle affermazioni così chiare e così nette come nel caso del whatever it takes. A me sembra che in questo caso lui, Draghi, abbia in qualche modo detto chiaramente il suo orientamento rispetto al tasso di cambio, e credo che i mercati prenderanno nota di questo atteggiamento della Banca Centrale Europea verso il tasso di cambio. Una giornalista che immagino sia italiana ha chiesto a Draghi come potrebbe convincere gli euroscettici a credere nella moneta unica. Draghi ha risposto parlando di vantaggi e di costi e di accettazione di un dibattito democratico che mette in discussione l'utilità dell'euro, ma poi non ha lasciato nessuno spazio a nessun compromesso quando ha affermato che nel nostro futuro c'è più integrazione, riferendosi ovviamente all'integrazione della zona euro, non una rinazionalizzazione delle nostre economie. Così ha detto Draghi. Tu che ne pensi, Fausto? Credi nel futuro dell'euro e della zona euro? Questa è una domanda molto complicata. Diciamo che queste elezioni europee, almeno in Italia, hanno come oggetto principale di dibattito l'euro, e come dice Draghi, il fatto che ci sia un dibattito sull'euro è, di per sé è una cosa utile, è una cosa importante. Uno dei problemi dell'euro è stato che quando è stato costituito in realtà è stato fatto senza alcun dibattito, l'idea che fosse certamente una cosa buona era universale o quasi universale. Oggi ci accorgiamo che l'euro comporta anche degli svantaggi,
La mancata flessibilità della tassa di cambio è certamente una delle ragioni che contribuisce alla ripresa lenta delle economie, alla incapacità delle imprese di esportare. Quindi certamente la flessibilità di cambio avrebbe attenuato, avrebbe addolcito gli effetti della crisi. E questo ovviamente, dato che la crisi si protrae, ha come implicazione ridiscutere l'euro. Naturalmente ci sono costi da restare nell'euro, appunto il fatto che la ripresa sia così lenta, e anche quest'anno la crescita dell'Italia sarà molto molto bassa, si parla di un 0,5, quindi cifre trascurabili, la disoccupazione è elevatissima, e quindi aspettare certamente ha un costo. Altrettanto vero è che uscire dall'euro non è senza costi, ma Draghi sembra invece avere le idee chiare su quello, forse anche per, dato il suo ruolo, su quello che è la soluzione. Draghi dice appunto occorre una maggiore integrazione, un'integrazione che sta già avvenendo in qualche modo per quello che riguarda l'unione bancaria, quindi cercare di avere delle regole di chiusura delle banche, di sorveglianza, di ricapitalizzazione delle banche a livello europeo, ma che probabilmente non può neanche eludere il problema dei trasferimenti fiscali tra i paesi. Luigi Zingales nel suo libro recente ha proposto l'idea di un sussidio di disoccupazione europeo in modo tale da compensare le nazioni che sono più colpite dalla crisi, che siano compensate invece dalle nazioni che sono meno colpite dalla crisi. In questo modo si introdurrebbero dei trasferimenti fiscali senza arrivare alla comunione del debito che in alcuni paesi vorrebbero, e che ovviamente la Germania rifiuta in modo totale. Ecco, a me sembra che questa sia veramente la sfida che le nazioni europee abbiano di fronte, riuscire a capire se veramente si possono fare dei passi avanti verso la maggiore integrazione, come Draghi sembra pensare, o se invece questi passi avanti siano inconcepibili, siano non realizzabili. In quel caso, in realtà, la rinazionalizzazione che Draghi vede come una prospettiva temibile, in realtà non potrà essere esclusa, perché certamente questa crisi sta facendo pagare un prezzo enorme alle famiglie e alle imprese italiane, e rischia di lasciare un segno, anzi ha già lasciato un segno molto forte, e non credo sia pensabile continuare a far finta di niente. Quindi bene che si discuta in queste elezioni dell'euro. Naturalmente è lecito avere opinioni diverse a riguardo. Io personalmente, per quello che vale la mia opinione, penso che al momento il caso per restare l'euro sia ancora dominante, ma certamente è bene interrogarsi su questo punto. Fausto Panunzi, professore di economia politica dell'Università Bocconi, in collegamento internet da Milano. Grazie mille, Fausto. E a voi per averci seguito, facci sapere che ne pensate. Arrivederci. Arrivederci.